Ciao ragazzi, allora oggi ho un ospite speciale degli ospiti del Funnel Marketing Live, Danilo Beltrante. Ciao Danilo! Ciao Alessandro, come Allora, stai? alla grande, tu come stai? Benissimo. Stai lavorando un sacco perché ti stai preparando anche per il tuo evento, lanci, cose, ma adesso lo diciamo. Allora, ti introduco brevemente. Danilo Beltrante è il fondatore di Vivere di Turismo. E Vivere di Turismo è un'azienda che si occupa sia della gestione di patrimonio immobiliare in ambito turistico, sia di formazione in questo settore. Giusto? Ma spiegaci bene quello che fai, Danilo. Per quanto riguarda la gestione, opero con una società che si chiama Family Apartments, il brand Family Apartments, ed è il primo franchising mondiale di case vacanze dedicate alla famiglia. Siamo un po' il Marriott, diciamo, del turismo Bellissimo. extraalberghiero. Stiamo partendo in questi mesi, per cui al momento siamo presenti su Firenze e su Bari, e nei prossimi mesi apriremo Bologna, Milano, Napoli, Roma, come prime città, quelle più importanti per intenderci, anche Venezia, Chiaro. e poi dopo una prima fase di test cominceremo a lavorare anche con altre realtà minori che però non sono minori dal punto di vista dell'appeal. Infatti i Certo. turisti Perché vogliono in Italia veramente andare, sì, ovunque in Italia, ma vero. anche ormai le persone viaggiano tantissimo, i numeri del turismo sono, Alessandro, incredibili. Ogni anno c'è un segno più e spesso a due cifre. Cioè parliamo di Bellissimo. milioni di persone in più ogni anno che viaggiano. E sai, Chiaro. iniziano a viaggiare, poi dopo non è che si fermano, Vabbè. imparano questa cosa del viaggio. Nuove persone se lo possono permettere. Se pensi alla Cina, Chiaro. cioè, lì veramente. Bellissimo. No, ma infatti il turismo è un mondo affascinante. E È poi, entusiasmante, sì. esatto. Poi siamo in Italia, non è che dici, vabbè, siamo in un posto, cavolo, quindi bene strutturarci. E poi comunque ti occupi anche di formazione. Sì, ho un'altra società, quindi sono due, diciamo, nuclei diversi, che condivide un pochettino gli errori che faccio nella prima per permettere agli altri di fare un po' più in fretta. È nata proprio da questa mia volontà di creare una community, non tanto. Ah, guarda, c'è Michele. Ciao Michele, Ciao. siamo in diretta, stiamo registrando. Vieni. Ciao Oh, grande Michele. Dani! Che numero uno, che Come top! stai? Alla grandissima, te? Tutto bene, ti ho visto Grande. lì che uscivi dalla porticina, ho detto Sì, saluto. siamo qui con. Siamo qui, stiamo facendo un po' di patacchiate, dai, le solite nostre patacchiate. Saluto a tutti perché ci stanno guardando. Ah, ciao ragazzi, ciao a tutti. Oh, ragazzi, questo è un numero uno, eh? Cioè, non è che scherza, eh? È veramente un Te top. sei un talent scout, guarda, perché a distanza di anni devo dire che ho fatto tante di quelle cose che sognavo di fare, erano i miei sogni nel cassetto. Devo dire, Michele, ti sono molto Grande, grato. e le ha fatte Perché, tutte. insomma, insieme anche ad Alessandro mi state dando tanta fiducia e per me, lo dicevo prima, Alessandro conta molto anche questo. Grande, grande, vi Assolutamente. lascio l'intervista. Grazie. Ciao ragazzi, ciao ciao, ciao a tutti, ciao Dani, ciao. Ciao Michele. Eccoci qua. E quindi, ecco, insomma, la tua è un'azienda leader in Italia nella formazione sul turismo. Tra l'altro, ora abbiamo anche Esatto. pubblicato Eccolo il qua. libro che prende il nome dell'azienda Vivere di Turismo, che è diventato un caso editoriale perché abbiamo venduto 2500 copie in 10 giorni e Mamma mia, ragazzi. ovviamente non ce Complimenti. l'aspettavamo, quindi siamo andati in ristampa, ma soprattutto a seguito di un'idea così di marketing che ci è venuta in corso d'opera, abbiamo lanciato un contest per premiare con un ingresso in streaming all'evento del valore di 500 euro chi condividesse la foto più carina insieme al libro. Quindi nel gruppo privato Vivere di Turismo ci sono un sacco di foto Ecco, andate a simpatiche fate le foto e di condividete. Grande. persone hanno comprato il libro e poi stanno facendo foto più veramente Bello. bella, mi Sì, anche emoziona. perché in Italia, cioè, manca un po' di formazione in questo senso, no? Quindi quello che stai Manco facendo. totalmente, quello che dicevo prima che arrivasse Michele, che la mia idea è stata quella sì di condividere gli errori, sì di fare un'azienda, per carità, e siamo un SRL, non siamo una Hollus, ma questo che lo dico a fa. Esatto. Ma come dire, le aziende sono al servizio degli imprenditori e nel Certo. mio caso l'azienda di formazione ha l'unico scopo quello di creare una cultura sana, imprenditoriale nel settore extraalberghiero per permettere ai colleghi di prendere
maggiore consapevolezza, ma anche creare un punto di ritrovo dove le persone che vogliono operare professionalmente in qualche modo hanno finalmente una casa, perché fino a qualche anno fa eravamo considerati come, sai, gli abusivi, Ah, quelli certo. che erano improvvisati, fuori legge, gli Sì. Airbnb che rubavano i posti agli Sì, alberghi. sì. Finalmente adesso, anche con il contributo della nostra community, il nostro settore è sempre più... Regolarizzato, diciamo. Sì, Ottimo, ottimo. E decisamente. infatti questo è proprio quello che comunque anche noi trasmettiamo al Fan Marketing Live, cioè la cultura, la consapevolezza a chi vuole fare questo basandoci proprio sull'esperienza in prima persona, in prima linea. Perché poi fare Chiaro. formazione senza aver messo in pratica questi concetti poi Non non serve. serve, non funziona. Perfetto. E quindi, È come i Danilo. bambini, Alessandro, se tu gli dici una cosa, ora c'è un bambino piccolino, c'ha 5 mesi, Ecco. forse ancora è presto, ma insomma, si sa che i bambini fanno quello che vedono fare agli altri, non quello che gli altri gli dicono. Esatto. E questo ci Anzi. deve far molto riflettere, imparare da loro, perché assolutamente. Infatti penso che essere genitore sia un grande insegnamento anche su questo. Se uno lo vive in questo Decisamente, io sto modo. imparando un sacco di cose, un sacco di Mamma cose, è mia. bellissimo. Quindi lancio dell'evento, lancio del libro, lancio del bambino. Lancio del giavellotto. Tutto. Bene, allora, Dani, di che cosa parleremo al Funnel Marketing Live? A Funnel Marketing Live parleremo fondamentalmente di quello che anche nel turismo si può ottenere grazie a una corretta impostazione di un funnel di vendita. Il funnel di vendita nel turismo mira a vendere che cosa? Fondamentalmente due cose. La parte delle camere o appartamenti, quindi Chiaro. gli alloggi, ma anche i servizi ancillari. Quando è che bisogna vendere sta roba? Ovviamente prima dell'arrivo del cliente, per quanto riguarda i servizi ancillari, e prima che le persone vadano a prenotare magari su Booking o Airbnb, nel caso in cui stiamo cercando di attrarre dei clienti con il nostro sito, quindi Direttamente. prenotazione diretta. Il funnel in questo caso ci aiuta veramente tanto. Infatti, noi non possiamo, Alessandro, pensare di competere con i grandi portali. Chiaro. Cioè, non è che Danilo Beltrante fa il sito e scalza Booking. No, non funziona esattamente così. Danilo cosa fa? Prende quella parte naturale di persone che passano dal sito Family Apartments e tende a dire: ragazzi, ora siete qui, vi do dei motivi per prenotare che su Booking non trovate. E le persone, come anche per gli altri funnel, diciamo che dove noi, che noi o facciamo o dove incappiamo, non Esatto. è che le convinci alla prima. Naturalmente devi dare più, diciamo, leve, devi utilizzare più leve per convertire. Di conseguenza, la prima leva serve a prendere la mail. Per cui nel nostro caso Esatto. diamo una guida sulla città di Firenze, ho anche Perfetto. dei clienti che lavorano in montagna e offrono gli itinerari più belli da fare a piedi nella Perfetto. montagna. Quindi Quindi con sulla lead base di... magnet e quindi insomma un po' una strategia di funnel un po' adattata al turismo, cioè non è la vendita, ma vedremo un pochino come poi dopo dare valore a queste persone, in che termini dare valore, perché uno Certo. la domanda più Scusa, io ero comune. partito già con la spiegazione, se no poi dopo non c'è niente da dire. Esatto, non la riveliamo tutta, teniamocela un po'. Questo ragazzi è quello che significa dare valore, perché Danilo vedete che sta lì non per vendere ma per dare valore, perché veramente ci tiene. Sicuramente è quello che poi porta i risultati in generale, anche perché Assolutamente. questo lo vedo su me stesso, Alessandro. Quando penso di condividere qualcosa che ha valore, magari dico: ah, aspetta, sta cosa non la dico perché potrebbe magari essere un segreto Sì. che mi ruba via i clienti, che ne so. Poi mi accorgo da solo che in realtà c'è molto di più dietro. Esatto. Per cui anche in 10 minuti, per quanto valore uno possa dare, è ovvio che se è vero che si ottengono determinati risultati, è vero anche che dietro c'è tanto, tanto, tanto. Tanto E lavoro. quindi siamo noi i primi a doverlo tirar fuori e a saperlo anche condividere con le altre persone, Esatto, che esatto. è lo step numero due, no? Esatto. Eh beh, sì, prima lo fai e poi devi anche saperlo condividere.
Bene, Danilo, guarda, veramente io non vedo l'ora di incontrarti e di ascoltarti sul palco del Fare Marketing Live 27, 28, 29 aprile a Rimini e per chi chiaramente vuole applicare anche, vedi, in questo settore del turismo il mondo funnel, che anche lì è fondamentale. Bene, Danilo, Grazie io ti Alessandro e ringrazio. grazie insomma, dell'ospitalità. Sarà un piacere essere sul palco del Funnel Marketing Grazie a te e a prestissimo. Live. Ciao, ciao Ciao. a tutti, ciao. Ciao ciao.